comprano un'arma senza testamento, e come tu dai la macchina a tuo figlio, che mai ha fatto una lezione, e vai sull'Aurelia. Non è un gioco, non è un giocattolo. È mai venuto qualcuno da lei a dirle: voglio imparare a usare un'arma per difendermi a casa nel caso dovessi avere dei ladri? Sì, abbiamo pure fatto vedere dove il cancello. Lui è Adam, è un istruttore e viene dalla Nuova Zelanda. Guarda, in Nuova Zelanda ancora puoi andare a ferramenta e comprare un chilo di dinamite per levare un albero. Qui è un po' diverso, no? Questi modelli sono quelli più richiesti? La 98 FS, che è la versione civile dell'arma militare in dotazione alle nostre forze dell'ordine, ha sicuramente un impatto di design molto carino. È facile comprare un'arma in Italia? Cosa bisogna fare? Non è facile, non è neanche difficile, ma sicuramente la legge prevede degli step. Si deve recare al commissariato e deve fare una richiesta. Una visita medico-legale deve attestare la sanità fisica e psichica di chi vuole acquistare un'arma e deve superare una prova tecnica di tiro. È difficile perdere il porto d'armi? È facilissimo perderlo. Faccio un esempio banale, un diverbio in mezzo alla strada tra automobilisti. Che basta una denuncia? Basta una denuncia, assolutamente, perché il commissariato in via cautelativa, giustamente, la prima cosa che fa è requisisce le armi. Però un'arma si può comprare anche senza avere un porto d'armi, giusto? Ma solo per semplice detenzione. Assolutamente sì, ma la trafila per ottenere, questo si chiama nulla osta per l'acquisto e la detenzione, è identica a quella per richiedere un porto d'armi. Quindi sotto il profilo della garanzia, come dire, non cambia assolutamente niente. Il porto d'armi può essere di tre tipi: per difesa personale, nel caso di persone a rischio come gioiellieri, per caccia o per uso sportivo, ma appunto si può anche solo detenere un'arma in casa senza frequentare poligoni o campi da tiro. Siamo andati a vedere una competizione di tiro dinamico, qui tutti hanno il porto d'armi sportivo. A loro abbiamo chiesto che significa saper usare un'arma. Questo è un revolver, 8 colpi. Sì, un po' come quelli che si vedono nei film. Esattamente. E viene caricato con questo tipo di munizionamento qua. Sì. Che è già pronto all'uso. Lui sì. Ce l'ha in, nella buffetteria. Che lavoro fa nella vita? Il meccanico. L'autoriparatore. Ma la considerano tipo Rambo? No, assolutamente no. Sembra che noi, chissà cosa facciamo, chissà. C'è sicurezza che è una cosa. Noi, considerate, qualsiasi mezzo movimento fatto al di fuori, qui si va a casa. Che lavoro fa? Io pitturo, ho un negozio di borse e le personalizzo con la pittura. Lo sport è una cosa, la difesa personale è un'altra. La difesa personale bisognerebbe fare un po' più controlli quando la gente va a prendere il porto d'armi. Bisognerebbe capire perché vuoi quella pistola. Se avere un'arma non ti autorizza assolutamente a prendere, dice allora mentre qualcuno in casa, quei pensieri sbagliati che possono quelli che parti quando vai in un polio, dici no, hai visto, quelli hanno l'arma, allora sono quelli che uccidono. No, completamente diversi, tutta un'altra cosa. E che fa nella vita invece? Io vendo le scarpe. Vende le scarpe? Seguo mia moglie. Sono consapevole di una cosa, è difficilissimo puntare un'arma, un conto è puntarla a una carta, a un piattino per agonismo e per fare un risultato, e un conto è puntarla addosso a una persona. Io posso raccontare una cosa, è successa a noi, c'entrarono dei ladri in casa, noi tornavamo dal tiro a piattello, non è che io in strada mi sono messo, ho caricato il fucile, sono entrato in casa a fare il far west, anzi mi sono affacciato alla porta e ho detto uscite per favore perché sta arrivando i carabinieri, ho aspettato arrivassero le forze dell'ordine, anche perché penso riguardi a loro la nostra difesa. È più pericoloso quello che la compra, perché ha paura e magari la tiene carica sotto il cuscino di casa. Allora a quel punto lì sente un rumore e magari ammazza un gatto, perché si affaccia alla finestra e fa il far west. Io e mia moglie questo non lo faremo mai, perché sappiamo quello vuol dire avere un'arma, sappiamo cosa vuol dire e cosa può fare un'arma soprattutto. Qui operai e professionisti giocano in assoluta sicurezza. Perché anche se le pistole sono vere, si sta giocando. Fuori, la realtà non è un gioco.